Noi a Cronache Animali, e a proposito di aiuto e di comprensione verso gli animali, andiamo a vedere la prossima avventura di Andrea Lunerti. Fausto, inizia a girare. Perché? Gira. Lo sguardo lungo di Andrea ha colto qualcosa che ai componenti della troupe è sfuggito. Entra dentro, Luca, entrate dentro. Pronto? Sì. Allora, gli ovini ancora una volta. Probabilmente si è impigliata con i vegetali su questa collina e non ha potuto inseguire il branco. Adesso cercherò di avvicinarmi molto cauto. Cerchiamo di capire cosa è successo. Non, cerca di liberarsi. Probabilmente è impigliata. Ora dovrò tentare la cattura e in questi ultimi passi dovrò essere molto veloce, perché quando mi vede arrivare non sa che vado lì per aiutarla. Pensa che in qualche modo posso essere un animale predatore, quindi dovrò essere molto rapido. Andrea stava tornando da un intervento d'urgenza quando si è trovato davanti questo caso imprevisto. Di certo la pecorella è stata fortunata. E come pensavo, è tutta ingarbugliata. Guardate, questi sono cespugli di rovo. Uno di questi deve essere rimasto attaccato alla lana. E poi lei, chiaramente presa dal panico, ha cominciato a girare in tondo. Guardate quanto tempo è, probabilmente tutta la notte che sta qua. E il pastore la sta anche cercando. Ad Andrea non resta che liberarla con gli strumenti che ha a portata di mano. Devo fare attenzione, perché è spaventata, potremmo ferirla. Ma l'animale ha capito le intenzioni di Andrea e docilmente lo lascia lavorare. Non è una cosa semplice. E il più fatto. Ok, ora l'abbiamo liberata, ma dobbiamo liberarla dai cespugli di rovo addosso. Andrea la tiene saldamente per non farla fuggire con ancora il bello intriso di spine. Raggiunto il piano, arriva il proprietario del fondo che si offre di dare una mano. Leggila, ferma, se non fai. Questo può succedere solo in questa stagione. Le pecore hanno raggiunto il massimo della crescita della lana, infatti tra poco saranno posate. Dov'è il branco? Molto lontano. Tramite il proprietario del terreno, Andrea riesce ad avvertire il pastore del gregge, che era andato alla ricerca della pecorella smarrita. La pecorella e il suo pastore, come in una moderna parabola, ritornano assieme verso il gregge. Quanto è giovane questa? Sì, è un'agnella. Ma sarà contenta di tornare al branco, Ok, a volte basta un colpo d'occhio, un pizzico di fortuna da parte sua, chiaramente. Se qualcuno l'avesse vista, si sarebbe potuta salvare. Se no, chissà come sarebbe andata a finire, ok? In questo caso, il destino le ha fatto incontrare Andrea Lunerti e le è andata decisamente bene. Però è bravo Andrea Lunerti, eh? Bravo. Dove c'è lui, se c'è un problema si risolve subito. Grande Andrea Lunerti. Allora, prima di salutarci, vogliamo ricordare...